Da Villa Severi a Poti, tutti in cammino verso la montagna più amata dagli aretini. Forte! È così tornato Poti a piedi, l'iniziativa nata con l'obiettivo di valorizzare e recuperare l'Alpe, oltre a sostenere il calcite di Arezzo. Questa edizione la voglio dedicare a Piero Franchini, che è stato con noi fin dal primo passo, si può dire, 4 anni di Poti a piedi. Lui ha messo dei premi, ha messo gli occhiali per l'ultimo che arrivava, giusto per dire che non era una competizione ma un momento di festa, e quindi ci manca molto. Circa 250 le persone che hanno preso parte alla camminata, quasi 1000 gli euro raccolti per il comitato aretino. Quindi tutto sta crescendo e questo è quello che era il nostro obiettivo, no? Fare diventare Poti un punto di riferimento. Se una volta l'anno diventasse più volte sarebbe ancora meglio, mettere in sicurezza quell'area un po' abbandonata. Qua a Poti ancora vengono tante persone o in bicicletta o in moto o a piedi o a cavallo, perciò è una zona frequentata e metterla in sicurezza è il minimo che si può fare. Tante poi le novità di questa 4ª edizione, dal servizio navetta che ha permesso di tornare comodamente in autobus a Villa Severi senza far fatica, alla prima corsa agonistica che ha visto i podisti scalare velocemente gli 8 chilometri. È un percorso abbastanza difficile e tutto, però è una cosa bella perché è in mezzo alla natura, si passa in mezzo ai boschi, sentieri e poi arriviamo alla mitica montagna di Poti. Come allenamento l'abbiamo fatta anche d'inverno, è un bellissimo percorso. Come ha detto il presidente, è un percorso in mezzo alla natura che vale assolutamente la pena di fare. Tentiamo in qualche modo di farla rivivere noi della podistica, correndo e anche piede libero camminando, l'organizzazione che organizza appunto la camminata. A trasformare l'arrivo in un luogo di festa anche quest'anno, infine, le note dei Recover Band.